Ciao a tutti ragazzi, sono Ivoz e oggi sono qui per fare questo unboxing di questo nuovo prodotto che ho comprato appunto per migliorare la qualità audio. Come vedete appunto è un microfono per il canale. Quest'oggi andremo ad unboxare il Samsung Meteor Mic, appunto è un microfono della Samsung che appunto serve per registrare le voci, è molto adatto per registrare musica o canzoni e appunto ha l'attacco USB come potete leggere qua. Allora, queste sono le varie forme che può assumere, diciamo, tramite il cavalletto, quindi qua è tutto aperto, qua è chiuso, e mentre qua se lo vogliamo mettere in una posizione particolare. Poi qua dietro invece ci sono, diciamo, delle specifiche, quindi dice che il Samsung Meteor è un microfono universale per registrare musica dal tuo, purtroppo, Mac e dal PC. E poi appunto è buono anche per chiamate Skype, iChat o per registrare la voce. Invece qua sotto possiamo leggere che ha una larghezza di 25 mm, una qualità CD da 16 bit, 44.1, 48 kHz di risoluzione. Poi appunto c'è l'attacco USB come vi ho detto prima e c'è pure l'attacco per le cuffie e possiamo mettere muto o attivare il microfono appunto tramite un pulsante che c'è sul microfono. Adesso andiamo ad aprirlo insieme. Allora, qua tagliamo via questo adesivo di merda, pure qua e pure questa, così la scatola è libera di aprirsi liberamente. Ok, adesso senza fare danni lo giriamo sotto sopra e lo dobbiamo sfilare. Questo mi sa che è il tasto per il microfono. Olè! Qua dentro c'è la copertura appunto per non farli prendere gli urti, molto comoda. È uscita una puzza proprio di plastica, di robe nuove. Comunque qua vediamo appunto il nostro microfono, che adesso non vorrei distruggere da subito. Ok, mi sembra una granata, proprio a primo impatto sembra una granata che si può lanciare. Allora, questi invece sono i treppiedi che appunto si possono aprire. Adesso sono molto duri perché comunque è la prima volta che lo uso, che lo maneggio. Ok, quindi qua dietro vediamo che c'ha l'attacco per le cuffie, mentre qua è, non vorrei che ci siano riflessi, è l'attacco per l'USB. Appunto, come grandezza non è molto grande, non è anche molto ingombrante, è tipo una mano, sì. Questo appunto è per regolare l'audio delle cuffie, vedete quel puntino bianco che si muove, mentre quello in mezzo è per attivare o disattivare il microfono. Qua invece vediamo la marca, Samsung, e niente. Poi qua in dotazione ci viene dato già il cavo USB, questo qua. Adesso se riuscissi a toglierlo, vediamo un po'. Ok, ah, pensavo che era corto, così ho detto minchia, come cazzo faccio a collegarlo? Che ce l'ho il computer lì e lì una presa, diciamo, multi USB. Però bene, è lungo, ok. Quindi questo è il cavo USB, questo qua si collega nel microfono qua dietro, qua in questo attacco qua, e questo qua appunto va direttamente nel computer o appunto nelle periferie se ce l'abbiamo. Qua niente, è una confezione normale. Qua mi sa che è una custodia per contenere il microfono, molto comoda se lo vogliamo portare in giro, non so, se dobbiamo fare dei viaggi vogliamo portare dietro il computer e il microfono o altre cose. Invece ancora dentro troviamo appunto questo cataloghino designed by Samsung in New York, quindi arriva da New York, mi sento proprio. Qua c'è un manuale di istruzioni appunto per il microfono, credo che sia come configurarlo e altre cagate varie, ma chi è che le legge queste cose? Nessuno, quindi esatto. Appunto sì, qua vedete che si collegano le cuffie e l'altro invece va direttamente nel microfono. Poi infine c'è questo cataloghino qua, che però anche questo è inutile come il resto. Quindi adesso io direi di andare a fare una prova audio. Adesso lo collego, installo i drivers, ci sono da installare altre cose, e appunto poi farò il test audio sul microfono che avevo prima e il microfono invece che ho adesso. Intanto vi faccio vedere qua, vediamo se entra dentro con facilità, vediamo. Olle, una granata portatile, qua si chiude e te lo attacchi nel culo, dove vuoi te lo attacchi e lo porti via. Ok, quindi adesso direi di passarla alla prova audio. Ok ragazzi, rieccoci qui per fare la prova audio. Adesso sto usando, indovinate un po' quale microfono? Sì, esattamente, sto usando il microfono vecchio. Per chi ancora non lo sapesse, io ho le Razer Kraken,
ho preso queste cuffie principalmente per ascoltare l'audio, quindi per usarle come cuffie, però l'ho preso anche per il microfono, anche se sapevo già che non sarebbe stato proprio il top. E quindi niente, come mi hai detto adesso, magari vi metterò le onde tutto, diciamo, del suono. Le onde sono molto basse, il microfono comunque ce l'ho molto vicino alla bocca, però l'audio rimane comunque basso. Quindi ora direi di passare al microfono nuovo e fare la differenza tra i due microfoni. Ok ragazzi, rieccoci qui nuovamente per fare il test audio. Come sentite adesso, la qualità audio sarà molto migliore e il suono si sentirà molto più alto. Appunto, come potete vedere, le onde d'urto del suono sono molto ma molto più grandi. Io sto parlando con una voce normale e sono, diciamo, seduto normalmente. Adesso magari se mi avvicino un po' di più, appunto così sono, diciamo, a 3 cm dal microfono e si sente altissimo. Mentre se mi sposto, vado tipo a un metro di distanza, così sono a un metro di distanza, la voce si sente comunque altissima e molto pulito il suono. Quindi niente, potete dedurre anche voi che questo microfono è molto migliore dell'altro. Per chi se lo chiedesse, l'ho preso su Amazon al prezzo di 59 euro, sì, è in sconto, quindi è stato un buon affare. Spero di trovarmi bene, anche se da questo test intuisco che comunque questo acquisto è stato molto conveniente. Appunto, qualità prezzo ottimo, e appunto anche nei commenti su Amazon tutti dicevano che era perfetto. Quindi se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale se non volete perdervi i prossimi video che caricherò sul canale. Qui da Ivux è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!